Allora, il mio obiettivo era quello di trasmettere un'emozione forte, quindi io, diciamo, il punto di partenza è stato proprio quello, l'idea di trasmettere questa sensazione di angoscia, di ansia crescente, e perciò ho scelto il personaggio di una madre in attesa di conoscere le sorti del proprio figlio, e ho pensato a quel punto al contesto dell'attentato, che purtroppo è una realtà ancora oggi molto attuale e in cui molte persone si possono appunto immedesimare. Invece la scelta sull'attrice protagonista come è caduto? Allora, fin dalla stesura della sceneggiatura io comunque sapevo che ci sarebbe voluta un'attrice di grande talento, perché comunque stiamo parlando di un piano sequenza, un solo interprete, quindi sapevo che sarebbe stato arduo, diciamo, trovare un'attrice così capace. Il mio professore Sandro Dionisio all'Accademia di Belle Arti, lui è un regista, mi ha proposto il nome di Luciana De Falco, e io ho accolto, diciamo, questa sua proposta molto molto felicemente, perché secondo me Luciana rispecchiava in tutto e per tutto, innanzitutto tutte le caratteristiche del personaggio che io avevo scritto, ma poi è ovviamente un'attrice professionista e bravissima, ed è capace sia di calarsi in ruoli drammatici che comici, e quindi è stata proprio l'ideale. Dopo un corto, questo che è il secondo, poi hai scritto anche un romanzo, se non sbaglio. Tu cosa vedi all'orizzonte della tua carriera, vicino, diciamo? Io scrivo perché la scrittura è la mia passione più grande, quindi ho già delle sceneggiature per... diciamo, ho in cantiere già un altro cortometraggio, a breve dovrei partire con la preproduzione, poi ho anche diverse sceneggiature per dei lunghi, dei soggetti per dei lungometraggi, quindi io non mi fermo mai, e spero, insomma, di continuare così, e intanto scrivo.